Venerdì 6 agosto alle ore 21, nello splendido scenario del chiostro dell'ex monastero dei Benedettini a Militello Val di Catania, presenteremo lo spettacolo Ragazzi di miniera, nell'ambito della rassegna Inchiostro Scritture di Teatro, organizzata da CTS, Centro Teatrale Siciliano, e dall'amministrazione comunale. Due carusi di miniera. Il verghiano Rosso Malpelo e il pirandelliano Ciaula, accomunati da una condizione di schiavitù, che era quella dei ragazzi che lavoravano in miniera tra la metà dell'Ottocento fino alla metà del Novecento. Rosso Malpelo è un ragazzo torvo che tutti prendono a calci e a bastonati, persino sua madre, ma in fondo è un filosofo pessimista che vede nella morte la liberazione da qualsiasi sofferenza. Ciaula è invece un carusu vecchio, in quanto ha più di 30 anni, ma è rimasto un bambino. Si esprime soltanto con i versi di una cornacchia. Come succedeva a tutti coloro che lavoravano in miniera, scende all'alba nelle viscere della terra e ne risale poi a sera per andarsi a coricare. Ciaula nella sua vita non ha mai visto la luna, la incontra casualmente una sera e ne resta emozionato, tanto che la sua temperatura umana si stravolge. Io sono il regista dello spettacolo, Nino Romeo. E non ho operato una semplice trasposizione delle due novelle, verghiana e pirandelliana, per la scena. Le ho ripensate, le ho riviste. Ne sono, in certo senso, l'autore scenico, pur utilizzando le parole dei due grandi narratori siciliani. Quindi lo spettacolo presenta dei caratteri di personalità, di originalità e in certo senso di contemporaneità. I due attori che interpretano lo spettacolo, Graziana Maniscalco per Rosso Malpelo e Nicola Costa per Ciaula, in qualche modo subiscono un'identica trasformazione, perché inizialmente descrivono quasi in maniera realistica l'ambiente della miniera e poi invece assumono in soggettiva i caratteri proprio dei due protagonisti. Vi invitiamo a venire a Militello Val di Catania per assistere a questo Ragazzi di miniera. Dalle informative troverete anche il numero attraverso cui potete effettuare le prenotazioni, perché naturalmente gli ingressi saranno contingentati.